conferenza stampa e breve presentazione del volume di Peter Cohen Dalla parte della ragione, scritti sulle droghe per Fuori luogo e altri saggi, curato da Grazia Zuffa e Franco Corleone, che sono qui seduti al mio fianco. Per me è un piacere e un onore ospitare alla Camera dei Deputati la presentazione di questo volume. Oggi, tra l'altro, inizia con questa tappa di Roma un tour in Italia di presentazioni dello stesso, tour organizzato dalla Società della Ragione, da Arci e da Forum Droghe, che toccherà diverse città, poi ascolteremo anche dagli interventi. Ma dicevo, è particolarmente significativa la presenza qui alla Camera dei Deputati, perché questo volume raccoglie degli scritti preziosi che danno delle indicazioni su quale dovrebbe essere il tenore della riflessione pubblica e quindi anche della riflessione istituzionale e politica sul tema del consumo di sostanze. Alcuni di questi scritti risalgono nel tempo a diversi anni fa, eppure fanno risaltare in maniera impietosa quale sia il livello di arretratezza culturale che contraddistingue l'attuale dibattito sul consumo di sostanze nel nostro paese. Sembra anzi che con il trascorrere degli anni l'inadeguatezza del modo con cui si approccia questa materia aumenti, sembra quasi che diventi inarrestabile. E quindi tutta una serie di impostazioni dogmatiche da guerra di religione, se va bene fake news, che tendono a falsare completamente la dimensione sociale, sociologica, scientifica con la quale dovrebbe essere affrontato questo tema, anche poi per trovare delle risposte da un punto di vista della regolamentazione delle politiche pubbliche e della normativa sugli stupefacenti. Delle risposte qui ci sono in questo volume sul metodo con cui conoscere questo fenomeno. Ovviamente nessun legislatore, nessun governante può avere la presunzione di regolamentare qualcosa che non conosce oppure qualcosa che vede sotto una lente distorta e distorcente. Questo è quello che avviene nel nostro paese. Avviene non solo per effetto delle scelte che sono state fatte negli ultimi decenni, il testo unico sugli stupefacenti ha più di 30 anni ed è stato sistematicamente peggiorato, ma anche recentissimamente. Io cito solo le ultime modifiche che sono state fatte su quel testo con il cosiddetto decreto Caivano, che ha modificato una parte significativa della normativa sugli stupefacenti, cioè quella che riguarda i reati cosiddetti di lieve entità. Lo dice la parola, sono reati di lieve entità, quindi, come dire, andrebbe semmai, a nostro avviso, disciplinata in maniera specifica la lieve entità e quindi il lieve peso della pena, o diciamo, chiediamo noi la depenalizzazione. Ecco, quello che ha fatto il governo è stato aumentare le pene sui reati di lieve entità in modo così irragionevole, così folle, da far diventare, per quanto riguarda la cannabis, per quanto riguarda la canapa, il reato di lieve entità addirittura maggiore della pena prevista per il reato non di lieve entità. Ecco l'approccio da guerra di religione. Cito altre due questioni che abbiamo ascoltato, le abbiamo ascoltate in questo palazzo dalle parole di esponenti importanti del governo, dalla stessa Presidente del Consiglio il 26 giugno scorso, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, la questione della droga di passaggio, della cannabis come droga di passaggio e quindi della supposta, ma del tutto falsa evidenza che la canapa sia il consumo della canapa sia quel fenomeno che poi inevitabilmente porta a consumi di altre sostanze. La criminalizzazione in particolare
dell'uso della canapa, che discende in parte dalla questione della droga di passaggio, in parte dal fatto che si dice, è il fenomeno più allarmante, perché ci sono milioni di consumatori nel nostro paese. Ecco, noi crediamo che di fronte a questa follia che si è impadronita non da ora, ma ora con delle punte, con delle vette evidenti del governo del nostro paese, si debba rispondere con l'opposizione politica, con l'attivismo, ma anche con una cultura diversa che porta a un metodo diverso, che è basato sulla scienza, che è basato su una maggiore attinenza alla dimensione sociologica e anche umana del consumo delle sostanze. E da questo punto di vista questo è un libro particolarmente utile e prezioso. Allora, io darei la parola, non so se prima a Franco o prima a Grazia, e poi a Peter Cohen come terzo intervento. Grazia. Franco. Va bene. Devo dire che è una bella occasione questa di trovarsi in questa sala stampa della Camera dei Deputati in un incontro con Peter Cohen, uno dei più autorevoli studiosi di politica delle droghe, che negli anni ha dato indicazioni soprattutto per distruggere i miti, i luoghi comuni, le false verità. È stato ricordato, questi scritti risalgono a una collaborazione di molti anni con Fuoriluogo e con chi in Italia si è occupato di politica delle droghe. Il libro inizia con un pezzo delicato, importante di Peter in ricordo di Giancarlo Arnao, un'amicizia importante e una figura che in Italia ha costituito un punto di riferimento fondamentale per respingere appunto le posizioni del proibizionismo. Una caratteristica che lega Giancarlo Arnao a Peter Cohen è essere stati un punto di riferimento a vari livelli, ma soprattutto mi piace ricordare per i giovani. Giancarlo Arnao andava nei centri sociali a parlare, a incontrare i giovani per aiutarli in questa lotta che era ed è tuttora una lotta per i diritti, la vita contro la persecuzione. In Italia, per il consumo di sostanze stupefacenti, semplice consumo, quindi non spaccio, non vendita, eccetera, dall'inizio della guerra alla droga nel 1990, con la legge voluta da Bettino Craxi, io penso che sia stata quella la sua maggiore colpa nella sua vita politica, non altre, più di 1.200.000 giovani sono stati deferiti alle autorità delle prefetture e colpiti con sanzioni amministrative ma pesanti, ritiro della patente, del passaporto, obbligo di non frequentare locali pericolosi, zone della città e così via. Di questo più di 1 milione di persone la
percentuale del 90% è per essere stati colti a fumare uno spinello in una piazza di una città. Questo è il segno di una persecuzione grave. E poi c'è il peso che la legge sulle droghe in Italia rappresenta sul carcere. Oltre il 30% dei detenuti è per violazione della legge sulle droghe, quindi detenzione, possesso o cessione anche gratuita di una sostanza stupefacente. Se a questi si aggiungono le persone che vengono definite in carcere come tossicodipendenti, noi andiamo oltre il 50%. Sui 60.000 detenuti in Italia, più della metà sono legati a questa vicenda della legislazione punitiva delle droghe. Una percentuale enorme che rende la vita nel carcere difficile e in particolari condizioni di affollamento e di non garanzia della salute. La salute è il mito dominante. Bisogna salvare i giovani dalla droga. Questo è la parola d'ordine che viene ripetuta molte volte. E soprattutto è una dimensione di lotta del bene contro il male, della morale contro il diritto. Qui in Italia abbiamo avuto tante esperienze uniche, da quella della comunità di San Patrignano di Muccioli, dove le persone che non accettavano le regole venivano rinchiuse nelle cantine, legate, incatenate, e alcune addirittura furono uccise in episodi tremendi che ricordiamo tutti. Ebbene, questo volume raccoglie appunto scritti che datano da un periodo lungo, io voglio ricordare alcuni titoli dei saggi di Peter Cohen che sono estremamente divertenti. Quando lui ci spiega perché un uomo non è un topo. Ecco, questo secondo me è un titolo suggestivo, perché rifiuta la classificazione che viene fatta degli esami e dei comportamenti dei topi e immediatamente correlata a quella degli umani, che sono invece più complessi, insomma, nei comportamenti. Ma voglio finire, insomma, ricordare che Peter Cohen ama l'Italia e questo tour riprende una tradizione di molti anni fa che l'ha visto presente in molti luoghi d'Italia, da Venezia a Torino, a Mantova, a Ferrara, a Genova, a Catania, in moltissime occasioni. Ho ricordato prima l'amicizia con Giancarlo Arnao e ricordo la sua relazione di simpatia con Andrea Gallo,
una simpatia coltivata al tavolo della trattoria di Genova di Don Gallo, mangiando bene, bevendo meglio e raccontando. Ecco, la cosa che Peter è uomo di scienza, ma anche uomo di racconto, di relazioni, di amicizia, per dimostrare che appunto il consumo di droghe non crea diavoli, ma esseri ricchi di umanità. Un'altra espressione fondamentale è quella della Chiesa della Proibizione, che a me piace molto spesso citare, per rispondere a quella costruzione delle Nazioni Unite, dell'ONU, con quelle convenzioni che volevano impedire l'esperienza umana. Un'altra espressione molto interessante, bella e ricca è quella che riguarda la questione della dipendenza, perché il refrain molto utilizzato dai proibizionisti è che la droga, cioè al singolare, mai al plurale, le droghe, le differenze, no, la droga crea schiavi, la schiavitù della dipendenza. E forse lo dirà dopo nel suo intervento Peter Cohen, lui ribalta questa teoria della dipendenza da droga per dire che invece vi è una caratteristica umana che è quella della dipendenza da tante cose, da tante passioni. Ultima questione, una delle partecipazioni che abbiamo negli anni fatto in qualche occasione assieme fu nel comune di Osoppo, in Friuli, al Festival Rototom. E in quel luogo partecipammo a incontri e memorabile l'incontro scontro di Peter Cohen con il farmacologo Gianluigi Gessa, molto intelligente e anche aperto certamente al confronto, e poi quel festival che raccoglieva centinaia, migliaia di persone, fu chiuso per una persecuzione giudiziaria sulla base degli articoli della legge del 1990. Poi non ci siamo fatti mancare niente, abbiamo avuto la legge Fini-Giovanardi e così via. Quel processo finì in una assoluzione di Filippo Giunta, l'organizzatore di quel festival, e qui troverete il saggio che Peter Cohen dedicò e pronunciò a Udine dopo l'assoluzione di Rototom dalle accuse. Però nel frattempo Rototom era immigrato in Spagna e lì continua a stare, e si è persa un'occasione di cultura internazionale nel Friuli, nell'estremo nord d'Italia. Ecco, quindi noi abbiamo pensato di raccogliere questi scritti, ovviamente pensando che hanno anche un'importanza oggi in Italia, dove non ci sono le condizioni in Parlamento per
modificare le leggi. Abbiamo tentato con il referendum, ma ci è stato impedito dal Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato. Sarebbe cambiata la politica in Italia forse con quel referendum, e sulla base di errori non nostri ma dell'interpretazione del quesito da parte della Corte, il referendum è stato bocciato. Stiamo lottando per avere la piattaforma per raccogliere le firme in maniera digitale. Se nei prossimi mesi si aprirà questa strada, stiamo immaginando di ripresentare un quesito su questo, perché solo con una battaglia nel paese fra uomini e donne e giovani si può pensare di avere una prospettiva diversa in Italia. Grazie a Franco Corleone. Ovviamente le ultime cose che ha detto sono, come dire, di stimolo e sono anche un po' una provocazione che mi farebbe chiedere a Grazia Zuffa, tra le altre cose di cui intende parlarci, anche un passaggio sulle convenzioni, che sono un elemento, diciamo, drammatico rispetto alla possibilità di cambiare la normativa sugli stupefacenti del nostro paese, nel senso che di fronte a un sistema politico istituzionale bloccato da questo punto di vista verrebbe e viene spontaneo tentare la carta referendaria, che però più volte è stata inibita proprio con un uso interpretativo delle convenzioni internazionali, che di fatto è diventato una dichiarazione di non referendabilità della materia della normativa sui stupefacenti. Insomma, questo è un aspetto di dettaglio. A te la parola, grazie. Beh, insomma, sarò molto breve. Prima di rispondere a questa intrigante domanda, voglio solo sottolineare un po' anch'io la spinta che ci ha portato a questo lavoro di mettere insieme i tanti scritti di Peter, perché abbiamo trovato una miniera, diciamo, di pensiero sia negli scritti di Fuoriluogo che altri scritti fondamentali che poi abbiamo recuperato. Devo dire che quello che anche personalmente mi ha più colpito, e che penso sia importante poi che anche Peter ci parli più approfonditamente di questo, è, diciamo, due punti fondamentali secondo me del suo lavoro. Uno è quello, appunto, dalla parte della ragione, cioè la ragione in questo caso incarnata, diciamo, dalla scienza, cercando di recuperare degli elementi scientifici, di studio scientifico sulle droghe, in modo da orientare le politiche, e dall'altra parte il movimento opposto, cioè far vedere come le attuali politiche non abbiano questo fondamento. Il nocciolo, diciamo, di questo nuovo approccio scientifico, si potrebbe dire, è quello di andare a fondo, diciamo, sul concetto che è acquisito senza discutere del danno da droga, e in particolare del danno, diciamo, della dipendenza, nel senso, diciamo, tutta la costruzione che è stata fatta della inesorabilità della dipendenza, inesorabilità della escalation in diversi aspetti, diciamo, fra droghe e anche, diciamo, fino a modelli intensivi di consumo per il consumatore di una specifica droga. Quindi da una parte questo, attraverso un corpus di ricerche, diciamo, sui controlli invece che naturalmente nei setting naturali mettono in atto i consumatori, che certamente è importante proprio per capire come fare a sostenere questi controlli, da una parte.
Dall'altro però credo che sia particolarmente interessante la cosa a cui ha già accennato Franco e che io voglio proprio leggere, perché c'è un passaggio che riguarda il concetto di dipendenza. Impariamo a considerare la dipendenza come una delle caratteristiche fondamentali dell'esistenza umana. Questo mi ha sempre interessato, perché io sono una psicologa e naturalmente, non mi sono mai ritrovata, diciamo, in questa demonizzazione del concetto di dipendenza, se non altro perché noi nasciamo dipendenti, nasciamo in uno stato di dipendenza totale e quindi il percorso che facciamo come esseri umani è quello mai verso l'indipendenza, casomai verso l'autonomia, che comporta anche il riconoscimento però, diciamo, degli aspetti di dipendenza da persone, da situazioni che noi abbiamo. E quindi da questo punto di vista, diciamo, mi ha sempre intrigato questa, la vorrei chiamare, riumanizzazione della dipendenza, cioè c'è un movimento, diciamo, di opinione pubblica o non solo, diciamo, che tende a espungere la dipendenza nel recinto, diciamo, della patologia, e dall'altra parte invece mi sembra interessante che ci sia un ripensamento critico su questa demonizzazione, criminalizzazione, espulsione, diciamo, dall'esperienza comune degli umani di questo concetto. E su questo credo che appunto il Peter potrà dire poi qualche cosa di più. Invece rispetto alla domanda, io devo dire che l'idea di prendere le convenzioni come diciamo un limite addirittura per decidere quali possano essere i quesiti referendari praticabili oppure no, è piuttosto stravagante con quello che è successo nell'ultima Assemblea Generale Speciale delle Nazioni Unite, dove di fronte al fatto che c'erano appunto paesi che avevano legalizzato la cannabis, di fronte al fatto che c'era un numero che poi è ulteriormente aumentato, ma comunque un numero considerevole di stati americani che hanno legalizzato la cannabis, l'Assemblea Generale dell'ONU ha all'unanimità poi approvato una risoluzione che dice che all'interno delle convenzioni ci sono spazi per sperimentare nuove prospettive. Allora, diciamo, io penso che questo sia importante, si può naturalmente discutere, perché molti hanno criticato questo dicendo che bisognava, come dire, è un po' un tentativo di aggiustare politiche molto diverse. Io ero presente in quell'Assemblea Generale, ho ascoltato il dibattito, è vero, diciamo, forse per la prima volta lì sono emerse proprio differenti opinioni, però appunto credo che il fatto che siano emerse differenti opinioni e che si sia stabilito in una risoluzione votata all'unanimità che all'interno delle convenzioni c'è spazio per queste sperimentazioni debba essere preso sul serio e debba essere preso anche a livello italiano. Grazie a Zuffa. Darei a questo punto la parola a Peter Cohen, ringraziandolo della sua presenza qui oggi alla Camera dei Deputati, e anche in considerazione del fatto che purtroppo noi abbiamo dei tempi limitati. E quindi a te, Peter. Grazie. Grazie a te. Io sono contento di essere qui, sono contento con il libro. Non voglio parlare molto, però quando la gente ha domande su articoli io posso parlare. Però sono contento che tu hai menzionato Andrea Gallo, perché Andrea era un esempio
di gente che non hanno mai considerato i consumatori di droga, anche in un stile di consumazione molto pesante, come streghe. Lui ha sempre riconosciuto che questo erano gente che vogliono sopravvivere anche in una qualità di vita alta quando è possibile. E lui ha fatto una serie di istituzioni, di metodi di assistenza per gente che erano emarginato dalla nostra città, villaggi, cultura, come streghe. Lui ha riconosciuto che questa stregheazione della gente è una reazione molto primitiva e non umana per trattare una cosa. Lui ha voluto umanizzare la gente con un tipo di assistenza dove loro hanno ritrovato il loro valore umano. E questo non è scienza, non è una cosa che potrebbe essere discusso con un metodo scientifico, è un'attitudine di base. E io penso che una struttura politica come un Stato non deve creare istituzioni e leggi che fanno streghe da una parte della popolazione, che puniscono, che distruggono la vita e fanno da una parte della popolazione che potrebbe essere completamente normale in un'altra visione, sono emarginati. E in un periodo quando la vita è già difficile per molta gente, loro uso, loro consumazione, loro consumo di droga è ancora un altro livello di emarginazione che va sopra la emarginazione economica. Allora non è una buona idea di emarginare con una forza enorme della legge una parte della popolazione. Allora questo è un semplice filosofia umana, umanismo. Però è vero che la nostra cultura occidentale, come altre culture anche, hanno davvero lavorato per costruire, si dice costruire? Costruire il male. Si può riconoscere il male in un certo tipo di gente. Possono essere prostitute, è un stile di vita, può essere una tipi di gente come i neri in America o gli ebrei in Europa o i musulmani in India. Ci sono sempre pezzi della popolazione che rappresentano il male. E secondo me un Stato occidentale, democratico, non può fare questo lavoro di emarginare una parte della popolazione. Per parlare della scienza, uno può chiedere delle domande molto semplici, per esempio questo mito che la canapa è l'entrata in un stile di vita distruttiva. Si può andare in una clinica psichiatra dove ci sono gente con gravi problemi di sopravvivenza e chiedere: tu hai
quando tu hai cominciato a usare canapa, 14 dicono, 15 o 16, vedi tutti questi gente che sono qui in questa clinica, hanno cominciato con la canapa. Però i migliaia, i milioni di gente che non si vede in una clinica, che sono per la strada, in loro casa, in scuola, che non hanno problemi e mai avuto con il consumo di canapa, non si può vedere in una clinica. Allora, è scienza male, bad science, come si dice? Scienza cattiva. Non ha niente da fare con la scienza. Sono quasi scienza che sono pensato per supporto di un dogma che era già in testa. Quando uno fa un campione di consumatori di canapa in la città di 10.000 gente, per esempio, e uno segue questi consumatori per 4 o 5 anni, come noi lo abbiamo fatto con consumatori di cocaina, si vede che questo uso di cocaina è molto stabile, non finisce mai in un dramma di vita. Ci sono un piccolo percentaggio di gente che hanno problemi, però hanno problemi, e cocaina magari è uno di questi problemi, però non la causa, o quasi mai la causa. Fare un reliable, come si dice? Affidabile, reliable. Fare la scienza in un modo affidabile è molto importante. E penso anche, come io ho avuto, il governo olandese mi ha sempre dato i soldi per fare questo tipo di scienza, perché costa. Fare un campione di 10.000 gente costa molto di più che fare un campione di 10 in una clinica terapeutica. Allora, la scienza affidabile non è gratis, però deve essere il fondamento di un ragionamento umano su, per esempio, noi parliamo di droga, però si può anche dirle di altri topics. Argomenti, sì. Grazie. Grazie a Peter Cohen. Io saluto anche l'arrivo della senatrice Cecilia D'Elia del Partito Democratico tra noi, del segretario di Radicali Italiani Matteo Allisi, ai quali darò la parola tra poco per un saluto, appunto. E intanto volevo anche chiedere a Carlo Testini di Arci se vuoi intervenire. Sì, molto brevemente, grazie mille per questo. Vuoi venire qua? No, io penso che si possa. Sì, parlo da qua. No, grazie mille per questo incontro, ma soprattutto per la disponibilità di Peter a fare questo tour. E quando Leonardo Fiorentini ci ha proposto come Arci di essere partner di questo tour con Forum Droghe e Società della Ragione, devo dire che ci si è anche accesa una lampadina, perché in questo periodo sappiamo tutti di quanto sono in crescita le marginalità, le fragilità, le diseguaglianze, di qual è il dibattito scandaloso sulla povertà e sulla criminalizzazione dei poveri in questo momento. E quindi questo ragionare sulle dipendenze in maniera scientifica e anche dal punto di vista culturale a noi è sembrata un'occasione straordinaria per riaprire un percorso. C'è un altro elemento che secondo me è importante, e cioè che, diceva Peter, molti dei nostri colleghi operatori, attivisti nell'Arci si occupano di questi temi, gestiscono anche spazi come possono essere i centri sociali, adesso ci sono tanti circoli Arci, e si rendono conto
che manca loro tutta questa storia culturale sulle dipendenze, sulle droghe, ed è molto importante quindi riprenderla, farla conoscere e in qualche modo anche rielaborarla dal punto di vista dei contenuti e delle prospettive. L'ultima cosa che volevo dire è proprio quella di capire come riuscire a riportare, diciamo, il dibattito su queste cose su un, diciamo, un livello culturale alto, non farci schiacciare da questo momento politico drammatico, secondo me, nel nostro paese, dove appunto tutto vira verso un inasprimento delle pene, verso una criminalizzazione di qualsiasi cosa sia diciamo legato a un dibattito, a un, anche se vogliamo a un'idea diversa di società, e credo che questo tour sia davvero molto importante, quindi vi ringrazio per averci coinvolto e ringrazio Peter per la sua disponibilità. Grazie. Grazie a te Carlo. Cecilia, vieni qua però perché sei all'angolo in fondo. Continua a sgridarmi pure adesso che ormai sono una vecchietta. No, intanto ringrazio per l'invito, ringrazio Peter Cohen. Sì, è una, più che altro una testimonianza anche di affetto. Io in quegli anni ho diretto il Forum Droga a un certo punto, ho diretto Fuori Luogo, ho imparato tutto quello, quel poco che so su come non si stigmatizzano, non si devono stigmatizzare le persone, su come i consumatori sono anche una fonte di conoscenza e di sapere sui modelli di consumo e quindi su come si possono come dire, abbassare i rischi del consumo e su come il diritto penale possa fare male, no? Alla salute delle persone, alla loro vita. Quindi credo che sia molto importante, sia un contributo di questi tempi, come si ricordava, di grande stigmatizzazione e di nuovo utilizzo del diritto penale, proprio di panpenalismo, è molto importante che circoli questo testo e che si rileggano questi interventi di Peter Cohen. Quindi solo questo, fuggirò a fare l'opposizione al premierato, in prima commissione. Questo è il motivo, quello che ha appena detto Cecilia D'Elia, per cui lo metteremo nella cassetta di tutti quanti i membri della Commissione Giustizia, ovviamente facendogli dono di una copia di questo libro. Matteo Allisi, segretario di Radicali Italiani. Grazie a tutti, grazie per l'invito e per, insomma, la presentazione e l'inizio di questo tour appunto per questo volume insomma in Italia di Peter Cohen. Ma aggiungo giusto due aspetti proprio brevissimi, raccontando un paio delle caratteristiche, degli aspetti del libro secondo me più interessanti, che più mi hanno colpito e credo siano insomma importanti da raccontare. In primis delle espressioni proprio, diciamo, semantiche di significato che vengono utilizzate nel raccontare il modo con cui la nostra società fa ostracismo sociale e tende a marginalizzare tutte quelle situazioni che già sono di marginalità e quindi in qualche modo creano così una profezia che si autoavvera, laddove già ci sono delle situazioni di marginalità. E però in qualche modo la società, andando a considerarle sbagliate, andando a condannarle, le diciamo ancora di più marginalizza e rende, insomma, dei reietti. Nel libro viene usata l'espressione miseria del tossico, no? E in questo modo un comportamento che dovrebbe essere affrontato, capito, gestito, regolato, invece viene ancora di più marginalizzato e messo, diciamo, da una parte della nostra società quasi per tentare di nasconderlo, per fingere, insomma, che quei fenomeni non esistono, quando in realtà
ovviamente sono parte integrante della nostra società, proprio perché la dipendenza viene vista come un problema, come un aspetto negativo, come un qualcosa da cui nasconderci, quando in realtà l'emancipazione dalle dipendenze passa proprio dall'accettazione della dipendenza come parte della nostra vita, della nostra esistenza, come parte di tutto il percorso di una vita umana e della dipendenza nel significato e nel senso più ampio del termine. Per cui quando all'interno del volume si parla proprio dei vari pilastri con cui si è gestita fino ad ora il fenomeno delle dipendenze, ecco, l'aspetto più importante è proprio la centralità che c'è ancora oggi dell'azione penale, no? Tra i quattro pilastri, che viene visto soprattutto in Italia come l'unico, il principale pilastro con cui affrontare tutte queste situazioni. E quindi qualsiasi risposta di fronte a questi fenomeni per il nostro governo, per la nostra società, è marginalizzare ancora di più, è aumentare le pene, è creare il DASPO urbano per i giovani, per gli studenti, perché se i giovani, gli studenti, i ragazzi hanno dei problemi con le dipendenze, la nostra risposta qual è? È dargli il DASPO urbano in maniera tale che non possono più andare a scuola, invece di pensare a delle modalità con cui farli andare di più a scuola, con cui utilizzare l'educazione, il confronto, l'informazione per rispondere a questi fenomeni, la nostra risposta invece è allontanarli da questi luoghi. Ecco, quindi questo senso del libro, questi passaggi del volume, secondo me sono molto importanti e dovrebbero essere un po' di ispirazione proprio alla nostra politica e questa iniziativa poi di distribuire il volume anche, insomma, alla nostra classe dirigente, credo sia molto importante. Noi veniamo da un momento in cui, dopo il referendum sulla cannabis, che è stato appunto, come già stato sottolineato, insomma, dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale in maniera criminale proprio con l'utilizzo delle convenzioni, nonostante tra l'altro tra quelle firme ci fossero appunto anche le firme di tantissimi giovani, mi pare oltre la metà sono di under 25, per cui c'è anche una sensibilità nella nostra società che un po' sta cambiando, c'è una sensibilità per cui secondo me oggi la maggior parte dei cittadini, se avesse potuto votare e scegliere su questi temi, avrebbe pensato a un'impostazione diversa. Cioè, ci rendiamo conto che la risposta non può essere soltanto più pene, più carcere, come risposta a tutto questo. Per cui il tentativo di far comprendere che di fronte a questi fenomeni aumentare la marginalità e in qualche modo immaginarci, diciamo, tutte queste persone, le persone che hanno delle dipendenze come dei reietti, non fa che renderli dei reietti davvero. Per cui, ecco, credo che questo tour sia molto importante, ci sono varie tappe, per cui insomma anche nel corso delle prossime settimane speriamo che in diverse città potremo avere queste testimonianze, questo racconto, e poi insomma ovviamente starà a chi è poi insomma il legislatore, chi è in Parlamento, cercare di portare avanti questo approccio che è alternativo non soltanto per quanto riguarda le sostanze, ma per tutta la vita, per tutti i fenomeni, no? Nella gestione di qualsiasi fenomeno, alla proibizione, utilizzare la riduzione del danno non per affiancarla alla proibizione, ma come strumento alternativo alla proibizione. Per cui, insomma, grazie per l'invito e speriamo possa essere l'inizio di un altro passaggio di questo percorso anche qui in Italia. Grazie a te. Non so se ci sono domande dai presenti o interventi o considerazioni da condividere. Sì, Peter. Convenzioni. Per esempio in Canada, in Olanda, in molti stati degli Stati Uniti, adesso è legale la culture, come si dice? Coltivazione di canapa in per uso non medico, non medicale. E questo è completamente fuori i convenzioni. I convenzioni fanno questo passo che hanno fatto, che sono date in questi paesi, impossibile. È interessante di guardare queste convenzioni come testi dogmatici, però
quando stati decidano di non seguire questi testi, è considerato come un tipo di normalità. Non viene una punizione, non viene un corte che dice a Canada tu non devi più coltivare la canapa. In Canada e in Olanda ci sono tanti piccoli negozi dove si può comprare la canapa per uso non medicale, è completamente fuori la possibilità che sono dati dal convenzioni. Convenzioni possono dare piccola possibilità a un uso medicale sotto coordinazione e osservazione medicale. Milioni di consumatori di canapa in Canada o Olanda o in America non sono sotto osservazione medicale e possono molto bene vivere senza questo tipo di autorità. I convenzioni sono scritti e pensati con concetti che sono nati fine 1900 objectives, come si dice? Obiettivi anche commerciali e geopolitiche. Sono testi che sono completamente dati, no? Datati. E la gente che vogliono dare un'importanza enorme a questi testi obsoleti, non capiscono il vero posizione di queste convenzioni. Secondo me non c'è nessun problema di dire ciao alle convenzioni senza dire noi ci ritiriamo. Sì. Ignorare basta. È molto interessante questa considerazione che ha fatto Peter Coyne sulle convenzioni. Diciamo che allora la possibilità di interpretarle in maniera flessibile è ormai un dato di fatto. Quando lo fanno i parlamenti, sì, quando decidono di farlo i governi, quando, come nel nostro paese, questo dovrebbe avvenire sotto la spinta popolare di un referendum popolare, beh, allora è la Corte Costituzionale che in maniera molto poco costituzionale le usa come dei dogmi, alla lettera, in maniera non flessibile, rigida. Beh, è possibile di non usarle, di semplicemente dire ok, esistono, come gli Appennini esistono anche, però noi facciamo una politica che è umana, che è ben fatto per la nostra cultura. Una politica di droghe in Svezia sarà diversa che in Portogallo e Italia. Non è possibile di fare una uniforme universale poi. Per politica di droga. Non si lo fa per l'alcol, non si la fa per il matrimonio, non si fa per grandi pezzi della vita umana, non si fa questa legislazione universalistica. Allora, vedere le convenzioni come una fase in il sviluppo politico è interessante, è un fenomeno sociologico e politico interessante, però come base di una politica interessante con valido, ciao. Questo ciao alle convenzioni potrebbe essere, come dire, un buon modo per salutarci, però prima di salutarci davvero volevo dare la parola a Denisa Merini della CGIL per un suo saluto.
Grazie, velocemente, poi ci rivediamo anche oggi pomeriggio, perché davvero penso anch'io che queste incontri per la presentazione del libro, che si svolgeranno in vari luoghi, in varie città d'Italia, siano assolutamente importanti oggi più che mai, perché è stato detto, nel nostro paese siamo di fronte a politiche ancora più repressive, ancora più stigmatizzanti, ancora più criminalizzanti qualsiasi uso di qualsiasi sostanza, con un utilizzo di termini e di linguaggi che ci riportano ancora indietro nel tempo, come appunto se le droghe fossero una sola sostanza che provoca assolutamente gli stessi effetti, i famosi buchi nel cervello, cose che speravamo davvero di non sentire più assolutamente in questo modo. Per cui bene che si invece si portino alla discussione della più ampia platea possibile altri punti di vista che fra l'altro sono basati su ricerche scientifiche, come diceva Peter, assolutamente serie, assolutamente condivisibili, e non sono quelle che appunto, come accennava Franco, vogliono accomunare l'esperienza umana all'esperienza di topi in gabbia, che fra l'altro sono topi in gabbia, nemmeno topi, che vivono la loro vita autonoma di topi, ma chiusi in una gabbia. Appunto, e ci vogliono far credere che le esperienze siano tutti riconducibili a quell'esperienza di vita lì. Mi interessa molto questo ragionamento e penso che sia un ragionamento assolutamente da fare, da promuovere, questo su autonomia, indipendenza rispetto al tema delle dipendenze, perché ho provato a dirlo prima, sappiamo, ed è stato detto meglio di quanto lo possa dire io, che l'uso di sostanze non porta necessariamente a una dipendenza patologica, e che dipendenza non è assolutamente sempre e comunque sinonimo di patologia. E quindi mi interessa anche perché questo ha a che fare con tutto il ragionamento che noi facciamo rispetto alla dignità della persona, al diritto della persona di autodeterminarsi, di fare le proprie scelte in autonomia, con la consapevolezza di quello che sta facendo e con il rispetto dell'individualità di ciascuno di noi. Penso che questo sia importante oggi, che ci vogliono limitare proprio la nostra capacità e possibilità di autodeterminazione in tanti aspetti della nostra vita quotidiana. Penso al dibattito sul fine vita, penso al dibattito sull'eutanasia, penso al dibattito sulle unioni non tradizionali che attraversa oggi l'Italia. E quindi grazie Peter. Bene, se non ci sono altri interventi, altri saluti, ci lasciamo qui, abbiamo esaurito anche il tempo a nostra disposizione qui alla Camera dei Deputati. Ricordo che le presentazioni di questo tour toccheranno diverse città: Roma, Ferrara, Bologna, Fusignano, Reggio Emilia, Parma, Torino, Modena e Genova, e insomma speriamo che siano utili a seminare qualcosa che dia i frutti non troppo lontano da oggi. Grazie.